L'immagine della barca che affronta il mare, la tempesta, descrive in maniera sintetica ed efficace la Chiesa, sicura nel mare della storia perché ha lo sguardo fisso su Cristo. Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, l'ha usata per indicare al nuovo vescovo, Monsignor Guido Gallese, vescovo eletto di Alessandria, il punto cruciale del suo ministero: tenere fissi gli occhi in quelli del pastore, naufragare nello sguardo del maestro e dimorare accanto al suo cuore. La consacrazione episcopale, che avviene nell'anno della fede, ha aggiunto, resta segnata come uno speciale appello a non essere solo maestro di fede, ma uomo di fede e avere una cura speciale per i sacerdoti. Non si tratta di vivere rasentando i muri, ma di essere trasparenti alla presenza di Dio, di lasciarlo trasparire dalle nostre azioni e dalle nostre persone. La gente ha bisogno di scorgere nel vescovo la bellezza di Cristo, che è verità e amore di misericordia. E tutto questo conoscendo e sentendo il vescovo, il peso della sua povertà. Monsignor Guido Gallese, già responsabile della pastorale giovanile e universitaria a Genova, farà ingresso nella diocesi di Alessandria domenica 25 novembre. Signore, sono qua. Se tu vuoi fare qualche cosa, falla. Perciò sono molto sereno perché non è che devo fare qualche cosa io. Lui mi chiama, io devo semplicemente rispondere, dire il mio sì, e vista la mia pochezza, vuol dire che lui farà cose grandi.